Parte molto bene Camilla Veggiato per l'Italia. Abbiamo Italia, Francia, Paesi Bassi, Spagna e Germania, già leggermente staccate. Adesso è Giulia Presti che prende il cambio per i nostri. Zanne Oosterwijk per la formazione olandese. Sten de Lojar per la Francia. Siamo ancora nelle fasi interlocutorie della gara. Adesso la Germania davanti, poi la Spagna, poi l'Italia, poi la Francia, poi l'Olanda. Sono partite comunque abbastanza veloci, il ritmo è sostenuto. Siamo già al primo minuto di gara. Con Marieke de Vries per l'Olanda. Torna Zanne Oosterwijk insieme con Sten de Lojar Giulia Presti. Quando mancano 10 giri. Sono mandate un attimo a quel paese sulla linea del traguardo, ma ci sta, assolutamente ci sta, specialmente in queste fasi. Cambia leggermente prima l'Olanda, infatti riesce a portarsi davanti. Olanda, Spagna. Camilla Beggiato va a prendersi la seconda posizione. Olanda, Italia. E adesso vediamo se decideranno di partire. Chi deciderà di partire? Oosterwijk. Presti per la Spagna. Alba Antolin in questa. Si fa vedere bene Ilaria Carrer, si porta in seconda posizione. E questi sono i momenti decisivi. Mancano 6 giri, ancora non è stata lanciata la volata, non è stata ancora accesa completamente la gara. Potrebbe essere questo il giro buono. E infatti potrebbe essere proprio la Francia. E sono i francesi che rompono gli indugi. Molto brava ancora Camilla Beggiato che va a guadagnare una posizione sulla Spagna. Adesso è Sten de Lojar, la possente francese, che prova ancora ad aumentare quando al passaggio mancheranno 4 giri. Francia, Italia, Spagna. Alza giustamente la mano Ilaria Carrera, è la nostra migliore velocista. Si lancia all'inseguimento di Jean Frugier e la prende, altro che se la prende Ilaria, passa all'interno e adesso mancano 3 giri. Questo cambio di Camilla è fondamentale. Attenzione, una caduta della squadra spagnola, probabilmente quando aveva già dato il cambio, quindi la squadra è probabilmente ancora in gara. Rimane davanti l'Italia e adesso è Giulia Presti. Quando mancano 2 giri, Giulia Presti che va il doppio di Sten de Lojar e quindi guadagna vantaggio Giulia, e siamo all'ultimo cambio, ultimo cambio e ultimo giro, vai Ilaria! E qui sembra proprio che Ilaria Carrer, la campionessa d'Europa, una delle più veloci al mondo, Ilaria Carrera, Ilaria, Italia! The new European champion for the junior lady.